scritto un libro su Roma. Roma non è soltanto un luogo, la mia città, la città dove sono nato, cresciuto, è la città dove vivo. Roma è una figura del destino che quasi mi è caduta addosso. È un geroglifico che ho provato a decifrare. È un'arte del vivere, è una visione del mondo, è un luogo che amo e anche un po' odio. E insomma, ho tentato di fare il ritratto di una città che poi significa anche parlare un po' di me, e quindi un tentativo di autobiografia attraverso quasi una cartografia. Quindi ho parlato dei quartieri dove ho vissuto, Parioli, Monteverde, Piramide, di alcune piazze in relazione a scrittori che ho conosciuto, Piazza del Popolo e il Samorante, il Pantheon e la passeggiata mattutina di Dudu La Capria. Ho parlato della scuola che ho frequentato, di alcuni eventi come il concerto di Jimi Hendrix al Brancaccio nel maggio del 68, e poi dei miei compagni di scuola che sono stati anche Carlo Verdone e Christian De Sica al Nazareno. E poi ho parlato anche di alcune persone scomparse. Questo libro è anche una piccola Spoon River di amici, amori, affetti che sono legati a persone che non ci sono più. Potrei dire che nonostante la bibliografia su Roma sia sterminata, sia immensa, io ho preteso, pretendo di dire una cosa originale su questa città. Potrei riassumerla così: Roma è una città degli opposti, è una città dove convivono una maleducazione spesso sguaiata, esibita, ma anche una grande tolleranza. Tutti gli scrittori, quando venivano a Roma, si sentivano accettati, tollerati da Pasolini a Manganelli. A Roma convivono degli istinti anche funerei, è una città funerea. Però nello stesso tempo è una città in cui c'è una vitalità, quasi una vitalità selvaggia, quasi ferina, c'è quasi l'allegria di chi si sente sopravvissuto, proprio perché Roma è sopravvissuta a tutto, anche ai tanti saccheggi. E insomma, senza svelare troppo del libro e delle conclusioni, però vorrei dire questo, che la verità che pretendo di aver detto riguarda proprio questa duplicità, questa ambiguità di Roma. Roma è una città che ti spegne, diceva il poeta Noventa, quindi è una città paludosa, stagnante, che ti devitalizza, che ti leva energie, scuorante, diceva Landolfi. Ma nello stesso tempo, miracolosamente, è una città dove tutti vogliono vivere perché pure ti dà tanta energia. Come mai? Questo è un po' l'enigma della città. Secondo me dipende dal fatto che è vero che tutto quello che viene a Roma muore, il cristianesimo è venuto a Roma, è morto, l'unità d'Italia viene a Roma, di fatto muore, ma in un certo senso non smette di morire. Dunque Roma diventa nel mio libro il luogo dove tutto finisce, ma non smette di finire. Ecco, credo che questo sia un po' il nucleo del libro, il nucleo attorno a cui ho raccolto appunto alcune mie memorie e ho tentato di fare, come dicevo, alcuni ritratti di compagni di scuola o di amici e persone che oggi non ci sono più.